22 veliste provenienti da 7 nazioni e da 3 continenti diversi e l'equipaggio di Golfo di Trieste, il Maxi 90 tutto in rosa presentato stamane all'Hotel Savoia, un team di sole donne che promette battaglia in questa edizione 51 della Barcolana. Almeno stando alle parole della skipper, la triestina Francesca Klapcic. Penso che sia un grande vantaggio per la manifestazione in generale, per Barcolana 51, per un'organizzazione comunque che ha creato un evento che si riesce a rinnovare ogni anno. Gli ultimi anni sono stati, diciamo, dei match race a due tra 1/2 imbarcazioni che erano competitive. Quest'anno ce ne sono di più e penso che sia un vantaggio per noi in barca e anche per, diciamo, per chi guarda la regata. C'era sicuramente più suspense fino alla fine. Sempre la Klapcic ha poi spiegato il senso e la nascita del progetto della barca e dell'equipaggio di sole donne, che oltre alla regata in sé si impegnano a divulgare l'importante messaggio sulla sostenibilità ambientale e marina. Per quanto riguarda il team, si tratta di un mix fra espertissime della vela e giovani che hanno già dimostrato destrezza e che possono crescere ancora molto dal punto di vista tecnico. Il progetto è nato da un'idea di Claudio De Martis e Furio Benussi. Senza di loro noi non saremmo qua, perché comunque hanno lavorato molto duramente per avere la barca, avere una barca molto competitiva. Io sono più a capo, diciamo, del sailing team e ho trovato i membri dell'equipaggio. E il mio sogno e quello che era un po' la mia visione era quello di avere un team di professioniste da abbinare a un team di ragazze giovani che vengono dalle classi olimpiche e cercare di creare opportunità che purtroppo ancora nella vela femminile mancano un po', e le ragazze professioniste a bordo sono anche delle ottime insegnanti, quindi penso che le giovani possano solo che imparare e poi usare anche questi insegnamenti nella loro attività velica quotidiana.